48esima edizione del Nautic Sud e alle mie spalle c'è una delle più belle barche che abbiamo visto presentare in anteprima assoluta a Bologna, qua ripresentata al Nautic Sud di Napoli, ma qualche mese fa l'avevamo anche provata in mare durante l'edizione del Navigare, che però era stata poi sospesa per questioni di maltempo, era un periodo quasi invernale, direi. Invernale, come c'è Salvatore Colella, ecco, ci ha concesso proprio quella mezza giornata giusto per poter fare delle immagini. Giusto per poter provare l'imbarcazione e riprenderla con l'elicottero. Ecco, una barca che io l'ho definita tra le più belle, devo dire, non lo dico soltanto io, me l'hanno detto tante persone che sono venute anche a Nautic Sud, ma l'avevano già vista a Bologna. Una barca che piace così, ecco, la vediamo per l'impatto che ha, per quello che è la sua linea, per quello che è la sua eleganza, che si sposa con una sportività che la rende anche una barca divertente quando si decide di divertirsi, però il suo punto di forza è un'abitabilità che... Oh, dovete sapere che mi ha raccontato, Salvatore Colella mi raccontava che tutto nasce da attorno al bagno, cioè lì si è deciso, da lì intorno è nata la barca, è stata costruita la barca attorno a... lì non si tocca, queste le dimensioni devono essere queste, perché il bagno era importante che fosse di queste dimensioni, che desse questo comfort, e attorno avete creato un layout sia sotto coperta che sopra coperta che devo dire piace tanto anche alle donne. Allora siamo riusciti a costruire l'imbarcazione partendo dal bagno, perché il bagno è fondamentale per una donna, quindi con l'ingegnere, l'architetto. Ma questo vuol dire proprio aver sagomato anche certi angoli, cioè ho visto le pareti, proprio per far sì che quello desse quell'abitabilità, e attorno avete cercato poi di creare tutto il resto, quindi che ci fosse una bella matrimoniale, però visto che anche il matrimoniale siete andati a sfruttare un'angolazione particolare per dare quello spazio al matrimoniale. Abbiamo sfruttato gli spazi al massimo, quindi partendo dal bagno che abbiamo reso molto comodo, una cabina doccia separata all'interno, abbiamo poi creato la cabina di prua separata, la cabina di poppa per bambini, una barca molto 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 pratica, bella, rimanendo con un disegno di una barca un modello che non tramonta mai, rimanendo con linee squadrate che poi naviga benissimo. E questo lo state vedendo dalle immagini, una barca che naviga molto bene e dà quel senso di comfort a qualsiasi andatura, questa è una cosa complicata, di solito lo si può avere solo a certe andature, ecco, questa è una barca che nasce per dare soddisfazione, per dare sia sportività quando si decide di spingere sulle manette, ma soprattutto tanto tanto comfort, e ricordiamo, stiamo parlando di un 32 piedi con un pozzetto di imbarcazione da 40 piedi e una navigabilità di una barca di oltre 40 piedi, perché essendo costruita in modo artigianale, non industriale, ha delle compartimentazioni strutturali diverse, quindi la barca risulta a mare molto 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 fluida, molto dolce, senza rumori, senza scricchioli, naviga divinamente, è da provare. La dovete provare. Per barca che va provata, perché la soddisfazione più grossa la si ha proprio, ecco, stando a bordo, però direi anche stando in banchina, e quindi senza uscire in mare per provarla, ma solo salire a bordo, già ci si rende conto di quante soluzioni sono state adottate su una barca che, ripeto, è un 30 piedi. Cioè, ci sono amici che rappresentano barche simili come tipologia che l'hanno vista e hanno detto beh, sembra un 40 piedi, ma per tutto, non solo per come naviga, ma proprio per quello che si trova poi sopra coperta. Siete riusciti a fare una barca che non rispetta le regole della geometria simmetrica, è tutto asimmetrico, e questo permette poi di sfruttarla meglio, perché gli spazi si sono esaltati. E certo, costruendo in modo artigianale, sfruttando gli angoli e tutti gli spazi, siamo riusciti a ricavare da un 32 piedi. Il pozzetto si trasforma a seconda poi del momento veramente in una dinetta importante per 10 persone, o a un prendisole gigantesco, o per quattro. Una poppa di un 32 piedi, un prendisole per 4 persone, oppure una dinetta che per 9 persone stanno sedute. E tutto questo mantenendo il passaggio dalla plancia, diciamo, che guarda sui motori, per salire a bordo rimane quel passaggio libero, quindi non bisogna scavalcare il prendisole, perché spesso per avere tanto spazio poi bisogna per forza invadere tutta la poppa. Voi non l'avete invaso tutta la poppa.
è una barca da vedere perché è una barca intelligente, come ben l'hai spiegata tu, è una barca intelligente. Ma ci tenevo a ripresentarvela perché non tutti magari nel periodo invernale erano attenti, gli è sfuggita, una barca Poseidon 3.0, beh già ecco il nome Poseidon 3.0, proiettata già nella terza generazione di quello che potrebbe essere il mondo del web, no? Si sente parlare web 1.0, 2.0, siamo al 3.0, qua effettivamente le soluzioni adottate, siamo già nella generazione futura delle imbarcazioni, tante soluzioni innovative sia sopra coperta che sotto coperta. Sotto coperta lo spazio davvero è impressionante per un 30 piedi, eh? Sì. Lo spazio è sfruttato al massimo, più di ciò da un 30 piedi non si può ricavare, rimanendo con linee geometriche stupende, rimanendo con una linea tradizionale, ripeto, tradizionale di imbarcazione, non stravolgere quello che è la nautica. E essendo fatta poi tutta in maniera molto artigianale, quindi ancora con le loro mani, con le loro maestranze, non c'è niente di schematizzato, ovviamente poi le personalizzazioni possibili sono tantissime perché ci si siede a un tavolo e senza ovviamente stravolgere la linea della barca, ma per il resto sia sopra coperta che sotto coperta si può scegliere come utilizzare questi spazi. Esatto, essendo un prodotto artigianale si ci può accontentare il cliente in alcune cose. Io azzardo, quasi potete avvicinarlo anche a un fisherman, cioè se arriva uno che vuole diciamo renderla più barca vicino a quello che è una barca da pesca, magari un ibrido tra pesca e diporto, beh, per voi diventa un gioco facile. Volendo si può giocare, si può trasformarla anche. E si presta la barca, no? Sì, si presta per la navigabilità e si presta per le soluzioni di spazio che abbiamo a bordo che possiamo. Io immagino togliendo il prendisole, togliendo quella soluzione lì e rendendo il pozzetto libero, là veramente. Un pozzetto per pescare, diamine. Possiamo mettere anche una sede da compartimento per la pesca d'altura, dai. Si può veramente trasformare, non dico in un fisherman estremo, però una barca che ti permette, mezza barca, tutto dalla metà barca fino allo specchio di poppa, avere una vera barca da pesca e poi però moglie, bambini e tutti coloro che escono con noi per una bella giornata si godono tutta la parte invece sul ponte di prua o sotto coperta per godersi la giornata di mare mentre noi siamo impegnati a pescare, quindi direi che viene fuori una bella barca anche per la pesca. Sì, è vero, su questo prodotto noi possiamo giocare e customizzare al massimo come il cliente preferisce. Questa è la versione fuori bordo, possibile anche l'entro fuori bordo che per chi desidera. La barca nasce sia entro fuori bordo che fuori bordo, anche se oggi il mercato è tutto proiettato verso il fuori bordo e si capisce ben perché. E notate lo spazio che hanno lasciato attorno ai fuori bordo, lì è una zona di solito destinata ai nostri tuffi, ai nostri bagni, c'è tanto spazio sulle plance e la parte che unisce le due plancette è veramente comodo potersi muovere, c'è quella libertà di movimento che con i fuoribordo non è sempre presente, quindi altro punto forte di questa imbarcazione è perché poi sembrano, là pensano solo che saltiamo su dalla banchina, no, quella è la zona che viviamo molto spesso la barca perché poi quando si è in acqua siamo su e giù, lì, quella zona lì, doccia, mica doccia. Certo, sapendo che il cliente alla fine sostanzialmente la plancia la si ci vive spesso molto più della barca, abbiamo reso la plancia molto accessibile. Si può passare da un lato all'altro tranquillamente con una bella pedata. Allora contattate Salvatore Colella, CML Yacht, e tanto saliteci a bordo, così anche, ripeto, barca ferma, poi uscite a provarla e lì, vabbè, lì vi ha conquistato sicuramente il cuore, una barca che dà tanta soddisfazione anche quando la si prova in mare, ma già salendo a bordo è facile innamorarsi, quindi complimenti a Salvatore per quello che avete fatto, per quello che sta portando in giro per l'Italia e ovviamente prossimamente la vedremo anche in saloni magari internazionali per far vedere che noi siamo ancora i più bravi a fare le barche, no? Certo, sicuramente. Noi inteso come italiani. Noi sottolineo anche Napoli, Campania, però diciamo che rappresenta l'orgoglio italiano. Diciamo che la customizzazione dell'Italia è conosciuta in tutto il mondo, di quella napoletana ancora di più, diciamo, dai. È vero, è la verità e io faccio i miei complimenti per quello che avete già fatto e per quello che farete in futuro perché so che non vi fermate poi qua e ci sarà uno sviluppo.
appresso ci sarà un 4.0 ancora più bello, dai. E con questo scoop la chiudiamo qua, dal Nautic Sud è tutto, grazie a Salvatore, ci vediamo presto, quando? A navigare, ci vediamo a navigare? Ci vediamo a navigare, a mare, per farla provare. Un mesetto, dai. Per chi vuole provarla, cominciate a informarvi, dovrebbe essere intorno al 20 marzo, ci sarà l'edizione primaverile del Navigare, qua sempre a Napoli, in questo caso saremo al Circolo Nautico di Posillipo. Ci vediamo a mare dove si provano le barche, dai. Ciao Salvatore.